Sorelle. Allora, chi altro? Lupi. Niente, non funziona, che succede? No, a posto, sto facendo una prova. Ah. Va bene, allora chi altro? Ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 263, contrari 112, la Camera approva. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Sibilia, ne ha facoltà. Grazie Presidente, soltanto per segnalare un disguido tecnico sulla votazione degli ordini del giorno 108, 109 e 110, per i quali il parere del Movimento 5 Stelle risulta contrario. Poi qualcuno magari ha avuto dei problemi nella votazione, però il volere politico del gruppo Movimento 5 Stelle su questi ordini del giorno è contrario. Bene, rimane agli Grazie. atti, la ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Verini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho preso la parola per esprimere solidarietà e vicinanza al deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, che anche ieri è stato oggetto di vergognosi attacchi di sapore antisemita. È accaduto a Milano nel testo di presentazione di una manifestazione contro la presenza di Israele all'Expo. Una manifestazione di per sé settaria, estremista, dentro la quale si percepiscono chiaramente segni di odio anti-israeliano e anti-ebraico, con il pretesto di difendere la causa palestinese. Ma è solo un pretesto, perché non è così, non è con queste manifestazioni che si persegue l'unica strada veramente possibile.